partiti a Milano nel 60-61 sul piano informale. Col 62 cominciamo delle iniziative pubbliche che ebbero un successo rapido e immediato. Nel 65 cominciamo a pensare a uno strumento di appendice alle attività che compivamo, no? Per diffondere le iniziative. Quindi poco più il concetto era quello di un bollettino. Venimmo, ti parlammo della cosa e tu partisti e venisti con questa proposta che è qui e con le tue scelte. Noi ti avevamo dato il via dicendo una cosa modesta, non eccessivamente visibile, non roboante, in cui quello che parla sia il contenuto e non la forma. Sì, poi rientrava in tutto quello che avevo imparato un po' in Inghilterra, che, in cui appunto erano molto, molto raffinati per quello che riguardava la scelta dei caratteri, l'immaginazione, cosa che qui non esisteva, non c'era neanche a scuola niente, ma molto anche più che in Francia. Forse solo negli Stati Uniti c'era una cosa equivalente, perché erano tutte teorie che venivano dalla Bauhaus. Esatto. E la Bauhaus, esatto, è stata importantissima, sì, in questo senso. Allora, ho scelto questo carattere perché era bello forte e leggibile nello stesso tempo e più moderno, in contrapposto al Baskerville, che è molto più leggero, molto elegante, più antico, molto leggibile. E poi dentro era sempre mantenendo questa fascia libera per poter fare degli appunti, per cui anche l'impaginazione interna doveva essere sempre concentrata con queste due colonne, e qui c'era lo spazio per poter mettere degli appunti per quelli che lo leggevano, fino ad arrivare in fondo dove c'erano queste note che erano invece fatte su tre colonne, perché anche dipende la leggibilità di un testo, dipende anche dalla larghezza della colonna, e i colori anche sono stati scelti perché erano dei colori non troppo invadenti. Non so come mai dopo l'essaio dei cappuccini, insomma, così. E noi rimanemmo esterrefatti da come un bollettino diventasse una cosa bella, no? Non eravamo abituati ai grafici. Solo quelli importanti usavano i grafici, insomma, sì. Noi eravamo quelli che col quadernino in mano, no? E quindi tu ci portasti proprio una ventata di una scelta in fondo che, vorrei anche culturalmente dire, perché noi ci muovevamo con una certa etica che voleva trasformare cose, no? Come erano il discorso dei lavoratori intellettuali di quegli anni, degli anni 50 e 60, no? E tu ci creasti in questo modo un legame tra etica ed estetica, che noi invece non percepivamo, per esempio. Già. E quindi di come questo diventasse importante come veicolo del discorso. Sì, sì, è stato un lavoro che mi è piaciuto molto, perché mi piaceva molto giocare con i caratteri. Mi ricordo che anche quando poi sono andata a lavorare con Bob Norda, come anche Max Huber, loro erano un po' paraocchi per quello che riguardava i caratteri, più che l'asse, l'elvetica non c'era. E quindi invece io ogni tanto mi scontravo anche con loro, perché volevo essere molto più libera nell'uso dei caratteri stessi. Sì, aspetta che guardo. Sì, è quello di Fred Bush. E poi c'è anche Cremerius. Esatto. Sì. Va bene. Era proprio quello. Ma questo è quello, uno degli ultimi numeri, ti ricordi? E portiamo di là. Portiamo anche il numero speciale. Numero speciale? Sì, anche il numero speciale. Portiamo il primo numero. Perché è il primo numero. Il primo numero storico. Questo è il numero sgualcito. Scusa, io ci manco questo qua. Che è il numero speciale del trentennale. Sì, il numero speciale. È bellissimo. Questo è rilegato. Ce ne sono pochi di questi. Però questo è l'ultimo. Sì, questi sono del cinquantesimo. Cinquantesimo, vedete? Dai, andiamo di là, allora, dai. Sì. Ce la fai a portare tutto questo? No, no, l'ho fatto io questo. Voglio proprio inquadrare in che contesto nasce questo strumento. E cioè, nella movimento nostro dei primi anni 60,
all'interno di quello che in Italia si stava sviluppando come cultura dei piccoli gruppi, in cui l'appropriazione di modernizzazione di attività professionali diventava cultura interdisciplinare, in particolare nel settore della sociologia e delle psicologie e della psicanalisi. Quel momento fu di particolare interesse perché i collegamenti non erano come ora, che bisogna fare le tavole rotonde dove mettere quattro persone di orientamento disciplinare diverso per far discutere un problema. Per noi questo era qualcosa di quotidiano nella Milano degli anni 60. Quindi è questo tragitto che voglio sottolineare. Caro carissimo Piero, ti sarò sempre grato per avermi dato l'opportunità di fare la mia formazione psicanalitica in quel gruppo che in quegli anni ruggenti eri stato capace di coagulare attorno alla rivista e prima della rivista attorno al tuo progetto. E lì ho fatto la mia analisi personale e le supervisioni. E lì ho studiato, ho discusso, ho sviluppato la curiosità per le cose psicanalitiche. Queste cose da alcuni decenni si sono trasferite a Bologna, dove io sono fiero di essere il presidente dell'Associazione Psicoterapia e Scienze Umane, che organizza i seminari internazionali e molte altre manifestazioni. D'altra parte, il contatto con Bologna è stato stabilito quando ci fu l'incontro con Mariana Bolco, che da Bologna proveniva e che ha fatto stabilire questo contatto con diversi colleghi. La mia partecipazione alla rivista è stata molteplice, sia come autore di articoli nella redazione e nella direzione, come attualmente da più di 10 anni con Paolo Migone e Pier Francesco Galli. Però è la più importante azione che secondo me ho fatto è il collegamento, uno con il gruppo di Bologna. Invece un secondo collegamento che ho creato è quello con Zurigo. Io ho fatto la mia formazione psicanalitica a Zurigo da Paul Parin. Sono andata lì con un proposito ben preciso, perché era un gruppo molto vivace intellettualmente e impegnato politicamente. Un pezzo interessante del mio iter è il controcongresso che abbiamo organizzato con gruppo zurighese e alcuni italiani. Controcongresso nei confronti del congresso di Società Internazionale di Psicanalisi. È stato sottolineato l'aspetto di appartenenza, diciamo, sia del gruppo sia delle prospettive in cui si è mossa la rivista, la dimensione internazionale. Paolo Migone è stato un protagonista da questo punto di vista. Io ho conosciuto la rivista nei primissimi anni 70, perché allora ancora abito a Parma, facevo medicina e se ne parlava tra colleghi. E poi una cosa divertente è che in quegli anni io sognavo spesso l'America, cioè ero quasi perseguitato da sogni sull'America. Dicevo, come mai? A un certo punto loro hanno detto, vuol dire che devo andare in America. Allora sono partito, appena poco dopo che ho finito la specialità, sono partito e sono stato poco più di 4 anni a New York, dove ho lavorato come psichiatra. Poi sono tornato e proprio quando ero già in America ho cominciato a pubblicare sulla rivista alcuni articoli. Quindi il mio contributo è stato, come diceva poco fa Galli, è stato proprio questo di introdurre questa cultura americana, per così dire, con certe tematiche che erano, per esempio, non so, la questione della diagnosi prima, poi la questione della ricerca empirica soprattutto per il risultato. Siamo stati tra i primi in Italia a aprire il dibattito su questo tema, a preparare il dibattito. Poi è successo appunto che nel 2003 è stato chiesto di entrare nella direzione, che è iniziata formalmente nel 2004, lo sono ancora tuttora con direttore. I said an
finemmo una sagliette, tu sai a tu, tu sai a tu. A tu, stu carangrate che io ti spietto, farmene un po', farmene un po'. A tu, lo fuoco coce, ma si... Nella nostra concezione del lavoro tra varie discipline, in cui ciascuna deve disaggregare le conoscenze dell'altra, non la falsa interdisciplinarità dove si mette assieme quello che unisce, ma usare quello che disunisce per trovare contenuti e proseguire nella ricerca. En coppa yammo ya funicoli funicola. Se ne s'aiuto in essa ne s'aiuta la capa già, la capa già. È chiuta poi è tornata poi è venuta, sta sempre qua, sta sempre qua. La capa vota attorno, vota attorno, attorno a te, attorno a te. Sto cor canta sempre nuta l'urna, sposammo i ne, sposammo i ne.